L'indicativo perfetto. Attenzione alle differenze. Magister discipulorum diligentiam laudat, il maestro loda l'attenzione degli alunni. Magister discipulorum diligentiam laudabat, il maestro lodava l'attenzione degli alunni. Magister discipulorum diligentiam laudavit, il maestro lodò l'attenzione degli alunni. Prestiamo attenzione alle forme verbali evidenziate in grassetto corsivo. Laudat è l'indicativo presente attivo di laudo laudare, egli loda. Laudabat è invece l'indicativo imperfetto attivo, terza persona singolare, egli lodava, come si capisce benissimo dalla presenza del suffisso caratteristico ba, caratteristico dell'imperfetto. Laudavit è invece la forma al perfetto, che abbiamo tradotto con un passato remoto, lodò. Vediamo come si forma il perfetto indicativo attivo in latino. La prima operazione che devo compiere è isolare la terza voce verbale del paradigma, che corrisponde al perfetto. Prendiamo per esempio il paradigma del verbo più classico che esista, laudo laudare. Qual è qui la voce verbale che corrisponde al perfetto? Semplicissimo, è la terza, è laudavi. Allora la isolo. Da laudavi stacco la desinenza della prima persona singolare, che è i, e otterrò così il tema del perfetto, laudav. Al tema del perfetto così ottenuto aggiungerò le desinenze attive proprie del perfetto indicativo attivo. Laudavi, io lodai, io lodato. Laudavisti, tu lodasti, tu hai lodato. Laudavit, egli lodò, egli ha lodato. Laudavimus, noi lodammo, noi abbiamo lodato. Laudavistis, voi lodaste, voi avete lodato. Laudaverunt, essi lodarono, essi hanno lodato. Qual è il bello del perfetto, se così si può dire? Il bello del perfetto è che la formazione di questo tempo è identica per tutte le quattro coniugazioni, alla quale dobbiamo aggiungere anche la coniugazione mista che faremo in futuro. Prendiamo per esempio un classico verbo della terza coniugazione, lego, leggere. Per formare il perfetto devo concentrare la mia attenzione sulla terza voce del paradigma, e cioè sull'indicativo perfetto prima persona singolare. Da questa voce, da questa forma, staccherò la desinenza i e otterrò il tema del perfetto, leg. Al tema del perfetto così ottenuto aggiungerò, come nel caso precedente, le desinenze del perfetto, l'indicativo perfetto attivo, e cioè leggi, io lessi, io letto, leggisti, tu leggesti, tu hai letto, legit, egli lesse, egli ha letto, legimus, noi leggemmo, noi abbiamo letto, legistis, voi leggeste, voi avete letto, e infine leggerunt, essi lessero, essi hanno letto. Niente di nuovo sotto il sole, o meglio, non cambia nulla, anche se consideriamo il verbo più irregolare che c'è in latino, tra i tanti in realtà, e cioè il verbo essere, il cui paradigma è sum es fui esse. Anche in questo caso io isolo la, in questo caso sì, sempre la terza voce del paradigma, che è fui, stacco la desinenza i e al tema del perfetto così ottenuto aggiungo le desinenze del perfetto. Fui, io fui, io sono stato. Fuisti, tu fosti, tu sei stato. Fuit, egli fu, egli è stato. Fuimus, e non fuimus, noi fummo, noi siamo stati. Fuistis, voi foste, voi siete stati. Fuerunt, essi furono, essi sono stati. Allora,
che differenza c'è tra l'indicativo imperfetto e l'indicativo perfetto. Guardiamo queste due parole, imperfetto e perfetto. È evidente che la differenza di base è data da quel prefisso. Da quel prefisso in che diventa M davanti alle consonanti labiali come P e B. Im sta per non, quindi l'imperfetto indica un tempo non perfetto, cioè un tempo non compiuto, perché perfectus in latino vuol dire compiuto, finito. Che cosa vuol dire la frase magister discipulorum diligentiam laudabat? Significa che il maestro lodava l'attenzione degli alunni, cioè lodava nel passato e continuava a farlo nel passato. Che cosa vuol dire? L'imperfetto in latino, così come in italiano, indica un'azione che continua nel passato, un'azione che il maestro in questo caso faceva tutti i giorni, perché evidentemente quei discepoli, quegli alunni lì, erano molto bravi. L'azione espressa, indicata dall'imperfetto, la possiamo immaginare graficamente come una linea lunga che non finisce mai. Se l'imperfetto è un tempo non compiuto, indica o meglio indica un'azione che non si esaurisce, che non finisce, ma che continua nel passato, il perfetto indica l'esatto contrario, cioè indica un'azione compiuta e finita nel passato, in un momento preciso. Magister discipulorum diligentiam laudavit significa che il maestro un'unica volta lodò, ebbe l'occasione di lodare l'attenzione degli alunni, una volta sola, in un momento preciso, un giorno, non sempre. Quindi possiamo graficamente rappresentare l'azione espressa dal perfetto con un punto, cioè perché il perfetto indica appunto un'azione puntuale, conclusa, finita, perfetta nel passato.